cambio di stagione parte 2. Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi cambio di stagione estivo. Possiamo tutti dire che il cambio di stagione primaverile è stato un flop. Io non ho indossato nessun capo primaverile. Camice, zero. Vestitini a maniche lunghe, zero. Siamo passati dall'inverno all'estate in poche settimane. Quindi è inutile avere fuori cardigan e camicie quando non le indosso. È meglio portare fuori i vestiti estivi. Senza perderci in chiacchiere, cominciamo subito. Qui questo cappotto deve essere lavato, quindi non posso posarlo ancora. Questo lo tengo perché è molto leggero, anche per l'estate va benissimo. Anche questi due li tengo perché questo è un gilet che si può mettere tranquillamente anche sopra un vestito o sopra dei pantaloncini, anche questo, quindi li terrò. Adesso qui voglio aggiungere appunto i vestiti estivi, voglio metterli qui. Quindi ho cacciato fuori la box e adesso vediamo cosa c'è all'interno. Prima di mettere appesi i vestiti estivi, ho pensato di mettere i vestiti, quelli invernali, diciamo, nella box che adesso svuoterò, così da avere anche qui spazio e poter mettere qui le camicie, magari per averle a portata di mano. Per andare in spiaggia, quindi non penso li metterò fuori adesso.
è uno dei miei vestiti preferiti. L'ho comprato 2 anni fa in Puglia insieme a questo, ma questo lo adoro tantissimo.
Allora, qui ho tolto tutti i cardigan e i pantaloni, quelli più pesanti, e ho messo tutti i miei toppini, diciamo i crop top, top un po' più lunghi, vabbè queste sono altre bluse, pantaloni un po' più estivi, diciamo più leggeri, le gonne. E qui poi ho messo alcuni di pantaloni, diciamo di jeans colorati, rosa, verde, nero. Questi e questi sono tutti i pantaloncini. Qui ho messo i vestiti, quelli un po' più corti, quelli lunghi, e queste sono due maxi tute. Poi qui ho lasciato le camicie e alcune giacche un po' più colorate, diciamo quelle più pesanti e scure le ho messe nell'armadio. E qui ho messo i gilet e questo è un kimono. Le ho lasciate perché il tempo non si sa mai e possono sempre essere utili. E poi sono molto carine e colorate. Nell'armadio quindi ora ho messo tutte le cose invernali, tranne lì sopra ci sono alcuni vestiti che io uso soltanto per andare al mare, quindi non mi servono fuori. Qui ci sono i cardigan e le giacche pesanti. Lì dentro ho messo alcuni dei vestiti e maglioncini, diciamo quelli più lunghi, li ho messi nella box. Per finire ho aggiunto anche alcune delle collanine estive, quelle tutte colorate, con le conchiglie, alcune le ho fatte io, questa ad esempio, anche questa con il mio nome, che questa ho fatto io. Così, anche le collanine sono state aggiornate. Come sempre vi ringrazio per aver guardato questo video, vi mando un forte abbraccio e ci vediamo al prossimo. Ciao!